Non è che tu mi fa mascare. Allora, io sono Marco Giotti, sono il vicepresidente di Coppa Italia CNNA. Sono Gabriella Caprotti. Che scherzi? Caprotti. Caprotti, sì, in COP nessuno è perfetto. Adesso siamo all'interno del magazzino di COP dove viene lavorato tutto il non alimentare, cioè tutto ciò che nei nostri negozi viene venduto e che non è cibo transita attraverso questi magazzini, dagli elettrodomestici agli articoli per la casa, agli articoli per la scuola, giocattoli, eccetera, eccetera. Questa struttura l'ho vista nascere, abbiamo fatto il cantiere, l'abbiamo costruita per noi, è il più grande magazzino coperto del non food, sono quasi 50.000 metri coperti. Cioè più grande in assoluto? Forse ora negli ultimi anni non lo so, ma è sicuramente fra i più grandi. È anche altissimo, è 12 metri sotto trave di merce stivata. L'abbiamo voluto fare a misura di persona che ci lavora, cercando di far sì che le persone ci stiano bene a lavorare, il benessere della persona. Infatti, anche se è un mostro di 50.000 metri, è riscaldato. A questo enorme riscaldamento sotto pavimento, 270 chilometri di tubo che contiene acqua riciclata che si riscalda durante l'inverno. Questa è una struttura costruita da COP con i criteri di COP, quindi con il massimo rispetto di quelli che sono la salvaguardia ambientale e il risparmio energetico, con tutti le innovazioni tecnologiche che al momento erano disponibili per rendere questo ambiente più corrispondente a quelli che sono i criteri di risparmio energetico, appunto, e impatto ambientale. E questo è un magazzino che è circa 50.000 metri coperti, con annessa una palazzina uffici per circa 7.500 metri quadrati. Sopra la nostra testa c'è un impianto fotovoltaico con 38.000 metri quadri netti di pannelli fotovoltaici che producono 3 megawatt, anzi un po' più di 3 megawatt l'anno, quindi sopperiscono a tutte le necessità del consorzio logistico. Abbiamo previsto poi questa costruzione con moltissima illuminazione naturale, facciamo una raccolta differenziatissima, la raccolta della plastica che è diminuita in volumi e ci hanno dato anche un premio ASM, udite udite. I nostri lavoratori stanno piuttosto bene, anche se movimentano molto, anche grazie a questa scaffalatura molto molto colorata nelle parti orizzontali per l'assoluta visibilità di chi movimenta la merce qui dentro. La filosofia di COP è quella di lavorare ogni giorno per il rispetto dell'ambiente e il rispetto dei lavoratori che fanno parte della nostra organizzazione, quindi il massimo rispetto dei diritti sindacali, il massimo impegno da parte di tutti perché il lavoro di tutti sia al servizio dei nostri soci consumatori. Tutto quello che troviamo sulle scaffalature di un negozio in realtà è qua dentro. Sì, direi di sì. Qui ci sta, diciamo, il cuore degli assortimenti che tutti i giorni si trovano nei negozi, delle promozioni, delle iniziative rivolte ai soci. Senti, ma dove li stipano gli iPhone? Gli iPhone li stipano in alto, in alto, in alto, su un soppalco che è la zona a valore, quindi è più chiusa di tutte. Quando abbiamo costruito questo magazzino, l'abbiamo costruito proprio con l'idea che COP in qualche maniera riuscisse a ottimizzare, efficientare i propri trasporti, cercando di inviare camion completi di merce ai propri negozi e utilizzare anche i camion cosiddetti camion di ritorno dei fornitori, no? Compriamo molte arance dalla Sicilia, i camion arrivano qua pieni di merce e poi anziché farli ritornare vuoti giù a sud, li riempiamo magari con tanti prodotti di quelli che vedi qui in questa struttura. Ciao! Questo è il sorter per lo smistamento della merce piccola della minuteria, è completamente automatizzato ed è gestito da un sistema informatico. Vedi, su questo scivolo scende giù la merce esattamente per quel cliente della scatola sottostante. A scatola piena
la scatola viene messa sul rullo e spedita nella parte partenze. Coop è la prima realtà nazionale nella redistribuzione, come saprai. Abbiamo un giro d'affari di quasi 12 miliardi di euro. Di questi 12 miliardi di euro, 1 miliardo e 7 circa è il giro d'affari che facciamo sui prodotti non alimentari, quindi un fatturato importante, anche se ovviamente rispetto a quello che è il core business nostro, che è l'alimentare, rappresenta circa il 15%. La crisi per Coop sta rappresentando un grande problema, come credo per tutta la grande distribuzione, per tutto il paese. Stiamo cercando di dare risposte ai bisogni crescenti dei nostri consumatori, riuscendo a ottimizzare sempre più gli assortimenti e l'offerta che facciamo, con azioni promozionali, cercando di efficientare al massimo tutte le operazioni che stiamo facendo. C'è bisogno dell'impegno di tutti per riuscire a uscire da questa crisi che è pesantissima.